In tanti si chiedono quello sia lo stato effettivo dell'economia americana, o meglio quanto manchi a questa recessione che è stata anticipata, almeno a parole, da tanti tanti mesi ormai. Come sappiamo tutto questo, questo tipo di analisi no, macroeconomiche a volte sconfinano anche nel campo delle eh, previsioni, previsioni che per quanto ci riguarda nell'operatività poi pratica del trading sono pressoché inutili. Nel video di oggi però voglio invece farti riflettere su mh, quale sia l'operato della banca centrale davanti al mandato che appunto la banca centrale stessa, la Fed in questo caso, ha e quali potrebbero essere appunto poi le ripercussioni sull'economia e anche sul mercato azionario. Tutto questo però dopo la nostra sigla Ciao, recoti qua, bentornato al canale YouTube del Trend Positioning Research Institute. Come ti anticipavo nell'introduzione del video, andremo a vedere in che momento ecco, si trova la battaglia della Fed tra la lotta all'inflazione e il mantenimento di un'economia tutto sommato sana, quindi il raggiungimento del famoso soft uh, lending. Sappiamo bene ormai che la Banca Centrale ha cominciato da oltre un anno, una campagna piuttosto aggressiva eh, di rialzo dei tassi, campagna di rialzo dei tassi che ha il fine ultimo di riportare l'inflazione sotto controllo, riportarla sotto controllo strangolando l'economia, quindi andando a spingere verso il basso eh, la domanda e andando poi a causare una diminuzione eh, dei prezzi. Vediamo da questo grafico, questo è un grafico a eh, 5 anni, come la campagna rialzista della Fed sia stata in realtà piuttosto aggressiva. Vediamo che siamo passati, infatti, da uno 0,25% per quanto riguarda i Fed Funds, eravamo quindi intorno allo zero nel 2020, durante il periodo dello scoppio della pandemia. Abbiamo mantenuto questo livello fino al marzo del 2022 e qui poi. La Fed ha cominciato a rialzare i tassi. Adesso siamo ad agosto e siamo al 5,50%, una crescita sicuramente molto importante. Anche se allargando l'orizzonte temporale di riferimento, vediamo che questi valori appunto tra il 5 e il 5,50 anche il 6% se vogliamo sono stati già toccati in passato, addirittura se torniamo indietro agli anni 80 alla fine degli anni 70 vediamo i Fed Funds sulla soglia del 20% quindi per quanto riguarda la percentuale eh, vera e propria dei tassi di interesse non siamo su un territorio inesplorato certo è vero che l'economia del 2023 tutte le altre condizioni poi complementari anche in campo geopolitico sono sicuramente diverse rispetto a quelle di 40 o di 50 anni fa questo va ehm, ricordato inflazione allora, quando parliamo di inflazione, in realtà ci sono diversi indicatori che vanno a misurare appunto questa eh, variabile economica. Abbiamo il CPI, abbiamo il PC, a loro volta questi due indicatori hanno una componente headline, hanno una componente core che va invece ad escludere i prezzi dell'energia e del cibo. Diventa quindi difficile no? prendere in considerazione soltanto un indicatore quando parliamo di queste, di queste tematiche. Sappiamo che il PCI, in particolare il core, è quello preferito eh, dalla Fed, ma è anche vero che la stessa banca centrale deve per forza di cosa prendere in considerazione anche gli altri numeri. Guardando a quello che è successo a luglio, abbiamo un'inflazione che ha proseguito diciamo, la sua discesa. Siamo passati quindi dalla, dal 9% del giugno del 2022 all'area del 4-5% circa per quanto riguarda luglio, ma è anche vero che nonostante il decremento del componente core abbiamo avuto invece un ritocco sia nell'headline per quanto riguarda i prezzi al consumo e un aumento anche dei prezzi alla produzione. Mettendo insieme tutte queste componenti salta subito all'occhio che ci troviamo di fronte a delle percentuali che sono ancora sicuramente lontane dal 2% target per quanto riguarda i prezzi al consumo della Fed e che mostrano una certa persistenza. Questa situazione sta creando delle spaccature all'interno della banca centrale. Abbiamo di fatto due correnti. Una corrente che dice che i tassi di interesse hanno raggiunto ormai un livello Sufficientemente alto per portare l'inflazione verso il target del 2%, e un'altra componente invece più aggressiva che teme uno scenario come quello degli anni 70, un'inflazione che continua a rimanere non soltanto persistente, ma che continuerà poi a salire anche nel prossimo futuro. Non c'è quindi una visione. Unica all'interno uh, della Fed. E anzi, ci sono stati alcuni commenti, in particolare da parte del presidente della Fed di Chicago, che ha spostato l'attenzione dal discorso rialzi sì, rialzi no, al discorso invece, del mantenimento di questi livelli uh, dei tassi di interesse dei Fed funds. Quindi, secondo il presidente della Fed di Chicago, il punto adesso non è tanto sollevare ancora i tassi, ma quello di mantenerli abbastanza a lungo alti su questi livelli in modo da far scendere l'economia senza provocare un crollo a livello economico. Questa è una visione che viene contrastata ecco, da, altri, da altri esponenti, anche all'interno del board che poi prende le decisioni vere e proprie e divanti, davanti a questo in questa situazione, diciamo, si aprono tre diversi scenari. No? Il primo scenario, che è quello fino a questo momento eh, più probabile, è quello che non vede nessun taglio dei tassi nel 2023 è uno scenario che abbiamo sopportato diciamo diverse volte all'interno del tpri andando a vedere i dati anche dei vari report macroeconomici facendo quindi diverse analisi su questi su questi numeri e andando a confrontare effettivamente i valori con le affermazioni in particolare quelle di powell e di altri componenti della, della banca centrale della fed lo stesso powell ha ribadito più volte in maniera anche piuttosto esplicita in realtà che nel corso di quest'anno non ci sarebbe stato nessun taglio dei tassi. Siamo in un momento di pausa, sì, eh, ma non in uno di, eh, di tagli, quindi in un vero e proprio eh, pivot per quanto riguarda la politica monetaria. C'è un secondo scenario invece che addirittura vede ulteriori ritocchi ancora possibili, ovviamente identità piuttosto ridotta, parliamo di 25 punti base in un meeting, altri 25 eventualmente in un successivo che porterebbero i tassi al 5,75 al 6%, diciamo vicino all'area del 6%. Chiaramente questo rialzo provocherebbe una uh, reazione no? piuttosto uh, negativa. Da parte, da parte dei mercati ma è proprio grazie a questa reazione a quella dell'economia che poi la fed interverrebbe con un taglio c'è poi un terzo scenario che è una variante diciamo del secondo eh, che vede la fed in una posizione più attendista eh, non rialza nuovamente i tassi non alza nuovamente i tassi ma li mantiene alti per un periodo Piuttosto uh, lungo di tempo. In questo modo cercherebbe appunto di sincronizzare nel no, ciclo economico, ovvero le fasi di espansione e di contrazione dell'economia con quello che è il proprio mandato, o meglio l'obiettivo all'interno del proprio mandato per quanto riguarda l'inflazione al 2%. Quindi andrebbe ad accelerare diciamo, eh, questo ciclo economico dalla fase espansiva alla fase di contrazione a proprio favore, in modo da portare l'inflazione verso il 2% e interverrebbe poi soltanto in seguito a danno fatto diciamo, per ehm, aiutare l'economia con un taglio. Dei tassi. Abbiamo tre diversi scenari, quindi anche su questi eh, non c'è pieno accordo: nel senso che mh, ci sono anche diversi esponenti ecco, che affermano che il livello dei tassi attuali è già <coughs> scusami, abbastanza elevato. C'è un altro grafico, a mio parere molto interessante, che ci va a vedere invece la durata. Delle pause nei cicli realzisti della Fed, quindi vediamo 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Per l'esattezza, e vediamo che in questi cicli la durata media dall'ultimo ritocco dei tassi al primo taglio è stata di tre mesi. Ma c'è un altro dato molto interessante che salta subito all'occhio, ovvero che nelle ultime fasi, quindi quelle temporalmente più vicine a noi, parliamo dalla fine degli anni '80 in poi, quindi dall'89 in poi vediamo come la durata di questa pausa si sia notevolmente innalzata. Confrontiamola con gli anni 50, con gli anni 60, ma anche con gli anni 70, in realtà, e questo probabilmente perché durante questi decenni la banca centrale aveva meno remore, diciamo, a portare i tassi su livelli molto più elevati rispetto a quelli che stiamo uh, vedendo oggi. L'abbiamo visto anche all'interno di questo grafico. Quindi il, ci potrebbe essere con un cambio di strategia proprio da parte della, della Fed. Che sta passando da un approccio caratterizzato, o meglio che è passata già in realtà, da un approccio caratterizzato da tassi percentuali più alti e quindi da pause fra l'ultimo rialzo e il primo taglio piuttosto brevi o inesistenti in alcuni casi, a fasi più recenti dove i tassi vengono mantenuti su livelli percentuali relativamente più bassi, come vediamo da quest'altro grafico, ma per un periodo più lungo. Okay. Anche questa soluzione, però, ha trovato diversi detrattori. Anche all'interno della Fed stessa, infatti, eh, ci sono diversi esponenti, oltre ad economisti e analisti di, di società esterne, che hanno evidenziato come la Banca Centrale abbia in realtà due obiettivi al all'interno del proprio mandato: c'è quello dell'inflazione alla Tasso del 2%, quindi il target dell'inflazione al 2%, ma c'è anche quello della piena occupazione. Sul tasso del 2%, ci sono state delle obiezioni anche sul fatto dell'arbitrarietà di questo valore. È un valore che è stato deciso, non dico davanti a, una, a un buon bicchiere di whisky a Jackson Hole, ma è un valore che è Relativamente arbitrario, nel senso perché 2% e non 3%, ad esempio, o 3,5%. Diversi economisti hanno fatto questa obiezione, ma la Fed, in particolare Powell, sono stati piuttosto rigidi su questo punto. Non è tanto il 2%, ecco, che. Giustifica questa rigidità, ma è proprio la paura, il terrore quasi di rivedere uno scenario come quello degli anni 70, ovvero una Fed che comincia a tagliare i tassi con l'inflazione che è sì in discesa, ma non ancora eh, pari al target appunto del, del 2% è l'inflazione stessa che poco tempo dopo riparte con la Fed che si trova poi costretta a sollevare ancora più rapidamente su livelli ancora più alti i tassi causando uno shock più grave all'economia, uno shock eh, anche difficile poi da, eh, da recuperare. Ecco perché c'è questa mh, risposta negativa da parte della Fed, in particolare di Powell, al fatto che il 2% sia un valore arbitrario. Tra l'altro gli stessi detrattori dicono che mantenendo i tassi su questi livelli per un periodo relativamente lungo, tutto il 2023, parte del 2024 o addirittura sollevandoli fino al 6% ad esempio o anche oltre qualora l'inflazione dovesse dare segni di eh, risveglio, l'economia in particolare il tasso di disoccupazione subirebbero delle conseguenze molto pesanti, potremmo vedere quindi un innalzamento eh, del tasso di disoccupazione, un'economia eh, danneggiata e poi una difficoltà da parte dal governo in quel caso, ma anche dalla banca centrale, nel reintegrare tutti quei lavoratori che hanno perso appunto il posto di lavoro a causa della crisi. È una situazione piuttosto, piuttosto complessa, quindi il meeting di Jackson Hole appunto di, di fine agosto, eh, di venerdì eh, 26 e 25 agosto, eh, cade proprio a fagiolo diciamo, il meeting di Jackson Hall, nel caso non lo sapesse, è una sorta di party privato fra i banchieri più importanti del mondo, i finanzieri eh, più potenti, eh, dove appunto vengono discusse queste tematiche macro e geopolitiche. Ora chiaramente non tutto esce eh, dalle stanze dove queste discussioni avvengono, ma ci sarà una copertura da parte della stampa eh, molto, molto importante ed è probabile quindi che ci saranno anche delle notizie indiscrezioni, ma anche delle dichiarazioni che verranno rilasciate poi da Powell stesso su quali potrebbero essere le prossime mosse della Fed eh, nello scenario attuale. Quindi un approccio ancora eh, più aggressivo perché si ha paura di uno scenario stile anni 70 oppure torniamo un pochino indietro sui nostri passi. Effettivamente abbiamo già Danneggiato l'economia in maniera sufficiente per far scendere l'inflazione e ci fermiamo a questo punto. Ci fermiamo, ci fermiamo così. Al momento tutte le piste sono possibili, quindi non c'è una componente che prevale sull'altra. Sicuramente, almeno questo dal mio punto di vista, la Fed non vuole giocarsi nuovamente la faccia, quindi non vuole perdere la faccia davanti ai mercati. Questa volta, se eh, diranno, ripeteranno di voler adottare un approccio duro, rigido, penso che andranno fino alla fine. Ovviamente, nel caso dovesse esserci qualche eh, disastro, qualche crollo a livello economico, non soltanto americano, ma anche, pensiamo alla Cina, quindi in Asia. La banca centrale potrebbe effettivamente tornare sui eh, suoi passi con una giustificazione piuttosto, valido, piuttosto valida e salvare eh, sia la faccia che l'economia, in questo caso. Va bene, questo era tutto per quanto riguarda l'aggiornamento sul discorso inflazione e crisi economiche, quindi sulle prossime mosse della banca centrale. Nel caso, il video sia stato di tuo gradimento, ti invito a mettere un bel mi piace, iscriverti al nostro canale e perché no anche commentare. Ti ricordo anche la possibilità di far parte a titolo gratuito della community eh, su Facebook, non perdere assolutamente questa opportunità. Ti ringrazio ancora per la tua attenzione, ti saluto e ti aspetto ovviamente al prossimo video. Ciao!